In Sicilia si correrà a Palermo, Trapani, Messina, Ragusa e Barrafranca nell'Ennese, ma il via verrà dato in contemporanea alle 9.30 dal segnale del GR1 in 48 città italiane. Domenica prossima si tornerà a correre il Vivi Città, che quest'anno coinvolgerà anche 12 centri all'estero e numerosi penitenziari. Due percorsi, uno competitivo di 12 km e a seguire quello ludico-motorio di 3 km dedicato alle famiglie. Per un giorno noi vogliamo riappropriarci tutti gli spazi cittadini e vivere la città in modo diverso, in modo sano, per migliorare la nostra salute, per poter anche vivere la città in modo diverso grazie al coinvolgimento di tutte le fasce sociali. A Palermo, dove la manifestazione organizzata dalla WISP è arrivata alla sua 35esima edizione, protagonista Via Libertà con il Giardino Inglese, con partenza e arrivo di entrambi i percorsi e l'Expo Village che aprirà sabato. È una bella avventura per le famiglie, come inclusione sociale e come dare un esempio ai nostri figli di sport e soprattutto del vivere la nostra Palermo, che è meravigliosa. Quest'anno il tema del Vivi Città sarà quello delle attività sostenibili.